fare scorta prima di partire. Guarda i colori delle persone mentre passano. Hanno vinto. Anche a prima corsa. Oh sì, tutti conoscono le merci calcio. Sono famose perché si rompono non appena arrivi a casa. Non è quello che immaginavo da ragazzo. Non troverai la brutta città. La mia era la città. Questi dannati oggi. E qui per vantarti, Nora. Ma, come vedi, sono impegnato. Ho solo la merce migliore! Guarda te stessa! Un po' di colore migliora la vita di tutti. Dai, parliamone insieme. Non cercare aiuto da me. Aloy, dirti che hai tutta la mia gratitudine non è sufficiente. Mi hai salvato la vita e hai salvato Meridiana. E verrà fatta giustizia per l'omicidio di Ersa. La piangeremo sapendo la verità, senza dolorose incertezze. È dura pensare a dove saremmo senza di te. Avad, fermati. Dobbiamo parlare di una cosa urgente. Lo so, ma ti prego, devi ascoltarmi. Voglio che resti a Meridiana. Come? Perché? Beh, tanto per cominciare, hai evitato che la città finisse in fiamme. E sei forte, astuta e capace. Mi farebbe comodo una come te al mio fianco. Grazie per l'offerta, ma credo che né tu né io siamo pronti per questo. Almeno, non ancora. Ho ancora parecchia strada da fare per trovare quello che cerco. E mi porterà molto lontano da Meridiana. Ma certo. Non volevo insinuare nulla. Sei indipendente? Come lo era Ersa. Ma avevi qualcosa di urgente da dirmi?
Cosa succederà esattamente a Derval? Per adesso resterà rinchiuso in una cella sotto al cerchio del sole qui a Meridiana. Ciò che succederà dopo che avremo negoziato la sua estradizione a Prima Fonte, ora non mi importa. Mio padre era molto creativo quanto a torture da infliggere. Ma alcuni congegni Oseram superano anche la sua inventiva. Che spreco. Derval è un uomo brillante. Chissà cosa avrebbe realizzato se non fosse stato per mio padre. Tu ed Ersa eravate... voglio dire... Immagino sia ovvio come mi senta. Cosa provassi per lei. Non mi dava solo consigli. Mi dava forza. Non potevo stare con lei. Le relazioni fra i Karja e gli Oseram a Meridiana sono sempre state instabili. L'unione fra il Re Sole e una guerriera Oseram avrebbe scatenato una rivolta in città. E forse una guerra fra clan. Qualcuno lo sapeva? Solo uno. Derval. Voleva Ersa, ma lei lo rifiutava. E così la gelosia è diventata un altro dei suoi motivi d'odio. Elis si prepara ad attaccare Meridiana. Da un momento all'altro. Per il sole. Un attimo, Marad deve sentire. Aloy, il Re Sole riferisce che porti notizie funeste. Ti prego, dicci quello che sai. L'Eclissi lancerà presto un attacco da ovest. Ha con sé un esercito di macchine da guerra. E non è finita qui. Hanno con loro una specie di mente, dio, demone, macchina. Chiamalo come vuoi. Si chiama Ade. E non ha interesse per Meridiana. È la guglia che vuole. E se la prendesse, invierebbe un segnale, risvegliando altre macchine antiche. Allora non avremmo più scampo. Saremmo perduti. E noi dobbiamo impedirlo. Sto cercando di capire, ma la mia responsabilità resta Meridiana. L'obiettivo non è Meridiana, Avad. Devi difendere la guglia. Suggerirei l'avanguardia, maestà. Sì, inviamoli alla guglia. Erend conosce Aloy, non farà obiezioni. E ordinerò alle guardie di rafforzare il crinale a ovest. Là potranno proteggere Meridiana e l'albore, dove c'è la guglia. Aloy, permettimi di scusarmi per il mio atteggiamento. Dopo quello che è successo con Ersa, io ero confuso. Se dobbiamo combattere insieme in bilico fra vita e morte, preferisco farlo con il tuo perdono. Allora ce l'hai. Sempre che tu non mi confonda di nuovo con lei. Anche un re può imparare la lezione. Bene, allora. Sono lieto di aver risolto. Beh, ci vorrà tempo per organizzare le difese. Ti prego, dimmi cosa sai dei nostri nemici. Tutto quanto. Non sono in grado di dirti tutto, ma ti dirò quello che posso. I miei poveri piedi. Massima discrezione. Il panico in città causerebbe un altro nemico. E informatemi su qualsiasi nuovo arrivo. Ah, Aloy. Stiamo organizzando la difesa del crinale della guglia. Abbiamo allertato ogni angolo del dominio. I nostri alleati ci aiuteranno. Chi è venuto per Meridiana e chi per i frammenti. Ma molti sono venuti per te. Per me? Non essere modesta. Il crinale sarà la prima linea. Sono lì le guardie della città? Sì, insieme ad alcuni degli irregolari di cui ti ho parlato prima. I cannoni Oseram che hanno distrutto le mura di Meridiana nella liberazione. Ora ci difenderanno. Se vuoi, esamina le difese. E la guglia? Erend e l'avanguardia sono là?
Certo. A prendersi a panciate con la corazza o a intonare le grida di battaglia, immagino. Anche numerosi Nora hanno raggiunto la guglia, ma hanno rifiutato l'offerta di un'udienza reale. Potresti fargli cambiare idea. Lo farò. Immagino che possiamo solo aspettare l'attacco. Esatto. Non è lo scenario che preferisco, ma i nostri osservatori ad avvento della sera non rilevano movimenti da ovest. Quindi, se c'è qualcosa di cui devi occuparti altrove, approfittane ora. Altrimenti, ho messo a tua disposizione l'appartamento di Olin Elderson. Puoi dormire lì, se ci riesci. Di che cosa vorresti parlare? Tu sei una straniera, no? Un'avventuriera? Un tempo lo ero anch'io. Lo ammetto, mi mancano i vivaci colori della natura. A proposito, mi chiedevo se ti fossi imbattuta in un fiore molto speciale. È fatto di metallo, come una macchina. Altri boccioli crescono attorno con motivi incredibili. Queste meraviglie sfavillanti sono molto richieste dai clienti. Portamene alcuni e ti darò in cambio dei beni preziosi. Ah, parliamo di questo meraviglioso bottino. Ci vediamo presto, mia nobile Nora. Parliamo un po'. No, facciamo una bella discussione. Solo la merce migliore. Guarda tu stessa. Stai cercando manufatti? Sì, ma non per profitto.
Il re Sule Awad mi ha nominata emissaria presso i Banuk. Lavoro per conto loro. Cerco reliquie sacre da restituire alla loro patria, Banur. Mi interessano soprattutto le statuette di legno che si trovano spesso vicino alle pitture Banuk. Se ne hai qualcuna, ho merce preziosa da scambiare. Pronta? Trattiamo allora. Torna da me se trovi della merce Banuk. Pago bene per le reliquie da un straniero. Compra quello che ti serve e lascia il resto. Munizione bella. Tutto ciò che trovate. Sì, mi ricordo di te. Hai trovato i recipienti che cercavo? Sì, facciamo in fretta. Devo lavorare. Ti lascio alla tua caccia. Rovista bene nelle rovine. Forse i tuoi viaggi ti hanno portata in rovine antiche? Parliamone. Non possiamo restare qui. Rozza, navigata. Sì. Vorrei parlare con te. Non sono semplici merci. Sono ben... Ottime merci al giusto prezzo. Io ho le merci migliori. Ti piacerà quello che vivere. Non riuscirà a superare il grande ponte. L'appartamento di Olin è così vuoto. Dovrai dormire. Sto dimenticando qualcosa. Thank you.
sarai buona. Ecco che arrivano. Pensavo non si sarebbero mai arresi.
Queste sono amare, ma utili. Più tardi. Ottimo. Whoa!
calma. Non posso portare altro. Sono pronta. Devo essere. Thank you.
piano! Fermata, quando prezzo. Sarai nel vivo dell'azione. Dai, mi piacerà. Ottime merci al giusto prezzo. Io ho le su. Non perderti le mie merci. Dai un'occhiata alla mia roba. Lascia il resto. Ho provato a uscire. Dimmi un'occhiata. Ti faccio un buon... Non troverai merci migliori delle mie. Ti pentirai di non esserti fermata quando sarai nel vivo dell'azione. Guardare non costa nulla. Compra quello che ti serve e lascia il resto. Compriamo metallo. Ho solo la merce migliore. Guarda tu stesso. Ti va di acquistare qualcosa oggi? Un'ora lo fa.
Non ci avrei creduto. Dimenticare di essere stato qui. Dai un'occhiata alla mia roba. Non perderti le mie merci. Vai, guarda queste merci. Compriamo parti di macchina. Sono il nostro pezzo forte. Prezzi onesti per parti di macchine sotto la mesa. Niente decime alla corte, non come quegli aguzzini lassù. A lei non interessano le tasse? Lo so io cosa non le interessa. Come stavo dicendo, le migliori offerte per lenti di Celer Morso, lo giuro sul mio onore. Per il sole, non sputarti sul palmo della mano. Cacciatrice, mi scuso per conto del mio collega. Collega Silente. Collega Silente? Sì, se solo il sole ascoltasse le mie preghiere. Via le lenti di Celer Morso, cacciatrice. Non valgono niente. Ma con una lente di Longipede farai certamente dei buoni affari. Allora, quale... Quella del Celer Morso non vale niente. È ottima, puoi sbatterla contro qualunque cosa. Dove pensi di stare? In un emporio con la segatura sparsa sul pavimento? Questa è Meridiana. Abbiamo una cultura. Conosco la cultura. L'altro giorno stavo guardando le sfide di caccia. Oh, grande sole, dammi la forza di mezzogiorno. Il sole ti ha bruciato il cervello se pensi alle lenti di Longipede in un periodo come questo. Salve. Te l'avrò ripetuto almeno un centinaio di volte. Per il sole, noi siamo artigiani e basta. Fine del discorso. L'artigianato non vince la guerra, né tiene lontane le macchine da casa tua. Quel che serve è il classico, bello, onesto e... Già, classico, bello, onesto lavoro. Se qualcosa luccicasse, lo getteresti via. Se i Cargia avessero costruito quell'elevatore, si sarebbero limitati a qualcosa di carino. Tutti questi anni a rovistare, ma non hai mai trovato il senso dell'umorismo. Vedo che avete da fare. Ferma, ferma! L'hai fatta scappare. Lente di Celer Morso, ok? L'ho fatta scappare. Figurati! Ehi, cacciatrice, di Longipede! Cacciatori, rovistatori, dateci il vostro metallo! Rovistatori? Che razza di gentaglia hai in mente di attirare? A me? I clienti pentirai di non esserti fermata quando non sarai nel vivo dell'azione. Non sono sempre... Io ho le merci migliori. Sono beni necessari. Come guardare non costa nulla, che questo. Te l'assicuro. Non troverai merci migliori delle... Non perderti le mie merci! Forse i miei cari sono ancora vivi e voi ve ne state qui senza far niente. Dimmi cosa è successo alla tua famiglia. Potrei aiutarti. Tu hai salvato il Re Sole. Mi puoi aiutare? O forse è tardi. Temo che siano già tutti morti. Io ce l'ho fatta, invece. Macchine. Delle macchine hanno assalito la proprietà di famiglia. Ho bisogno di aiuto. Da dove sono arrivate? Che tipo di macchine? Un razziatore. Per il sole ha fatto a pezzi le guardie. E c'era anche un branco di vedette. Il Re Sole aveva detto di non poter più proteggere le proprietà oltre la valle. Ma mio padre non se lo aspettava. Parlami di questa proprietà. Mio padre ha una decina di cave e custodisce i tesori nella sua proprietà. Arazzi, falegnameria e argenteria pregiati. Che mi dici di chi vive lì? Ma certo, le loro vite contano di più. Mio padre, mia sorella, oltre a guardie e servitù. Spero che siano ancora vivi. Vedrò cosa posso fare per voi. Davvero? Oh, grazie. Ti prego, sta attenta. Quelle macchine sono letali.
prezzo, Jordan. Parole di vita. Per fortuna c'era la Nora a proteggere il Re Sole. Cosa stai Aloy. Facendo la bimba? Te lo avevo promesso. Grazie, Teb. Ma hai avuto il tempo di riprenderti? Onestamente, se combattessi, non avrei scampo. Ma nessun problema. Lascerò che se ne occupino i Nora alla guglia. Però ho portato provviste. I Karja mi hanno nominato quartiermastro onorario, qualunque cosa sia. Sembra importante. Potrei farci l'abitudine. Organizzeremo scorte di armi e medicine sotto questi stendardi. Cercali quando inizia la battaglia. Aloy, quando sei entrata nella montagna, la dea ti ha detto come andrà a finire? Non ce n'era bisogno. So che ce la faremo, Teb. Forse è così. Non cercare aiuto da me. Il mio dovere è fare la guardia. Non mi immischio nella politica. Tu devi essere Aloy, allora. Non ti facevo così. Così come? Così solida, direi. Diciamo più sostanza e meno fronzoli. Non fraintendermi, sei molto affascinante. Flirtate sempre nei momenti meno opportuni? Inopportuni? La battaglia non è nemmeno iniziata. Petra la Forgiatrice, vengo da Cumulo Libero. Me ne andrò alla prossima tempesta di sabbia. Marad mi ha chiesto di controllare le armi. I cannoni sono ancora buoni, ma ho ripulito le gole per farli ruggire. Ne provo uno? Tutti vogliono provarlo. Accomodati. Ha un bel colpo ampio. Non serve mirare come con l'arco. Il raggio è buono, prova l'altro. Nessuna macchina può resistergli, antica o meno. Con questi potremmo respingere un esercito intero. Grazie, Petra. Ti lascio finire. La forgiatura onesta non è un lavoro. Abbi cura di te, chioma di fuoco.
Non ho spazio. Salute a te, Aloy. No, la prescelta non vuole che vi inchiniate. E non le piace nemmeno essere chiamata prescelta. Averti qui significa molto, Varl. L'avevo promesso. Ok, Meridiana. Che ne pensi? Ho visto molte cose nuove da quando ti ho conosciuta. Devo ringraziarti. Varl, cosa c'è? Lo vuoi sapere? Va bene. Sono in una terra straniera e proibita a difendere una città senza fede come non ne ho mai viste, da qualcosa che non riesco a comprendere. E poi tu, dopo tutto quello che è successo e che hai fatto, sento che dovrei mettermi in ginocchio a venerarti, ma so che non lo vorresti. Ehi, è davvero dura per te, eh? Grazie per non aver fatto inchinare Inora. È l'ultima cosa che voglio. Cerca di capirli. Hanno combattuto perché la prescelta l'ha chiesto. Per questo sei qui? No. Sarei venuto anche solo per rivederti. E dobbiamo affrontare un demone di metallo perché lo dice la Dea. O perché lo dici tu? Io e la Dea siamo d'accordo, penso. Felici di averti qui. Anch'io. Fanno chiamare l'Eclissi. E che cosa indicherebbe? Aloy, eccoci di nuovo qui, pronti per un'altra battaglia. Ma stavolta sembra che i cattivi abbiano più potenza di fuoco. Cosa ci aspetta, veramente? Non sono sicura. Ma ce ne saranno molti e avranno le macchine. E se oggi perdessimo,
Non sarebbe solo Meridiana a cadere. Il resto del mondo sarebbe spacciato. Terribile. Davvero. È il nostro genere di battaglia. Coraggio! Dove sono le avanguardie? In prima linea! E perché? Acciaio contro ferro! E noi cosa faremo? Li colpiremo finché non cadranno! Esatto! Sentito? Nessuno ci può sconfiggere! Siamo qui per Meridiana! E siamo qui per te. Grazie, Erend. Ersa ne sarebbe fiera. Solo se vinciamo. Più in alto dell'albero, più elevato. Ikarja e Lelo. Capoguerra Suna. Capoguerra, mi sembri a disagio. Questo non è posto per Inora. E non è posto per me. Affronterò la minaccia del demone di metallo. Ma il mio posto è nella terra sacra. Questa dissolutezza mi ferisce come una freccia. Non volevo coinvolgerti. Non dispiacerti. Presto sarà finito. Lo giuro. Sulla mia lancia.